gel di cetriolo e aloe vera contro la flaccidità e le rughe. L'invecchiamento della pelle è un processo naturale che si verifica con il passare degli anni e in determinate fasi della vita. Tuttavia, lo stile di vita attuale provoca la velocizzazione di questo processo, facendo perdere alla pelle la sua elasticità prima del tempo e favorendo la comparsa prematura delle rughe. Fortunatamente, in risposta a tutti i fattori che possono attaccare la salute della pelle, sono stati scoperti diversi ingredienti che possono essere utilizzati come trattamenti per ridurne l'impatto e stimolare la rigenerazione cellulare. Due di questi ingredienti dalle ottime proprietà per la pelle sono il cetriolo e l'aloe vera. Entrambi vengono sempre più utilizzati nell'industria cosmetica come composti attivi dei prodotti per nutrire, elasticizzare e ringiovanire la pelle. Tuttavia, non è necessario spendere molti soldi in costosi trattamenti per usufruire dei benefici di questi due grandi alleati della pelle. Oggi vogliamo condividere con voi una ricetta speciale per preparare in casa un gel antirughe e rassodante. Quali sono i benefici del cetriolo per la pelle? Il cetriolo è un ortaggio composto dal 97% di acqua e che contiene molti nutrienti che favoriscono la salute dell'organismo e, ovviamente, anche della pelle. Da molti anni questo ingrediente viene utilizzato nelle maschere di bellezza, per le sue proprietà tonificanti e ricostituenti che aiutano a trattare inestetismi come le borse o le occhiaie. L'alto contenuto di acqua, sommato all'apporto di vitamina E, permette a questo ingrediente di riparare, idratare e proteggere le cellule della pelle. Il cetriolo, infatti, contiene composti antiossidanti che aiutano a frenare l'azione dei radicali liberi che attaccano la pelle e che possono provocare l'invecchiamento prematuro, riducendo la produzione di collagene ed elastina. Possiede anche un alto potere astringente che aiuta a pulire in profondità, oltre che a controllare l'eccesso di sebo e i problemi come l'acne. Quali sono i benefici dell'aloe vera per la pelle? L'aloe vera è una pianta molto valorizzata nell'industria cosmetica, per via del suo alto contenuto di nutrienti e le numerose proprietà che apporta alla pelle. Uno dei suoi principali benefici è il suo effetto astringente, che pulisce la pelle in profondità, favorendo l'eliminazione delle impurità, ed evitando l'ostruzione dei pori. È inoltre un potente idratante naturale, che contribuisce a mantenere l'elasticità della pelle e, allo stesso tempo, ne previene la secchezza. Per quanto riguarda la prevenzione dell'invecchiamento prematuro, l'aloe risalta per la sua capacità di rigenerare i tessuti della pelle, stimolando e rafforzando le fibre di collagene ed elastina e contribuendo a prevenire e ad attenuare le rughe. Come se non bastasse, ha un'azione antibatterica che aiuta a trattare ed eliminare l'acne, riducendo i fastidiosi brufoli ed evitando le cicatrici che rimangono quando questo problema diventa cronico. Come preparare il gel di aloe vera e cetriolo? Il gel di aloe vera e cetriolo è una crema naturale anti-invecchiamento, che unisce le proprietà di questi ingredienti per rigenerare le cellule della pelle e per prevenire la flaccidità. Questo prodotto naturale è facile da preparare e può essere incluso nelle routine di bellezza, sia per prevenire sia per combattere i segni dell'invecchiamento. Ingredienti: 1/2 bicchiere di acqua distillata 125 ml, 1/2 bicchiere di cetriolo senza semi, a pezzi 50 gr, 1/2 bicchiere di gel di aloe vera, 1 capsula di vitamina E, opzionale. Preparazione: mettete nel frullatore l'acqua distillata, il cetriolo e l'aloe vera.
frullate tutti gli ingredienti fino a quando non otterrete un composto omogeneo e, se volete, aggiungete la capsula di vitamina E. Quando sarà pronto, versatelo in un contenitore con il tappo e conservatelo in frigorifero, affinché duri più tempo. Prima di andare a dormire, lavate bene il viso con acqua e sapone, delicato. Applicate il trattamento con un pennello e lasciatelo agire tutta la notte, in modo che le sue proprietà penetrino e agiscano durante le ore di riposo. Sciacquate il mattino seguente con abbondante acqua tiepida.